Però io prego di raccontare, perché è significativo il fatto che abbia molto aiutato la sceneggiatura il risultato delle tue visite ripetute a Palermo. Cioè, non voglio sapere l'ultima, la sera della rivelazione fatta dalla signora, da quella signora lì, ma quella parte di esperienza che tu, che avevi girato in Sicilia, avevi girato una parte di Anni di Piombo, una sequenza, che è stata minacciata tra l'altro, ma per ragioni di tangenti, di pizzo, chiedevano il pizzo. Cioè, ci fu una richiesta di pizzo, credo, per Anni di Piombo. Sì, sì, no, ma Anni di Piombo avevo girato a Catania, ma nella sceneggiatura c'era anche una scena che volevo girare a Palermo. E avevo un italiano che si occupava della produzione in Italia, e un giorno gli ho detto: guarda, credo che possiamo lasciare fuori questa scena a Palermo, non ho più bisogno di questo. E lui ha detto: ma grazie, grazie, così non dobbiamo pagare anche la mafia di Palermo. Anche, no? Perché c'è una a Catania che abbiamo pagato, che io non ho visto, ma lui mi ha detto: ma tu ti sei reso conto, perché abbiamo avuto una scena sul mercato popolatissimo, che nessuno ci avesse preso la macchina, ci avesse preso i nostri strumenti. Non ti sei accorta che niente, non è successo niente? È per questo che io ho pagato la mafia, dunque, sì, questa era una storia prima. E quando sono andata in Sicilia, ho trovato queste vedove, non solo la Terra Nova, ma la Terra Nova era quella chi mi ha raccontato di più. Ho anche incontrato questa, perché abbiamo parlato molto di perdono. Era una donna, una giovane donna, no? Nel tempo, vi ricordate, che ha detto: io perdono, sì. Lui si mette in ginocchio davanti a lei. Sì, sì, ecco la Schifani. Sì, la Schifani. Sì, e lei era, l'ho anche incontrato, ma io non ho capito bene perché lei ha detto questo. Io sono stata molto più nella parte della Terra Nova. Chi mi ha raccontato, ma questo forse è un aneddoto, ma per me era molto importante per capire. E sempre per questa emozione che devo provare per poi poter entrare in un personaggio, una persona. E lei mi ha detto che anche, l'ho ripreso nel film, che il suo marito gli ha sempre portato la mattina il caffè a letto, dove lei stava ancora a letto, e così ha detto addio alla sua moglie in questa maniera. E poi lui è andato giù e lei ha sentito un colpo di pistola o un colpo di un'arma, e aveva questo shock. Poi ha avuto paura e è andato giù con l'ascensore, si è visto nel specchio dell'ascensore, e aveva ancora la camicia di notte. Ho detto: ah, ma se non è successo niente, sarebbe indiscreto, sarebbe terribile di andare sulla strada con la camicia di notte. Poi è andata lo stesso e ha visto che avevano ammazzato il suo marito. E poi lei mi ha detto: ma se potevo riprenderlo, io andrei ancora tante volte con la camicia di notte, sì, anche. Non è giusto, no, per una donna di andare con camicia di notte sulla strada. Dunque, questo signore borghese che aveva paura di farsi venire con la camicia, e poi di dire: io lo farei ancora 100 volte, sì, posso riprendere mio marito, questo mi ha molto commosso. E questo, sì. E poi, come ha detto lui, lei mi ha dato il testamento del suo marito, e l'abbiamo letto tale quale, e non l'abbiamo detto prima alla gravina, perché avevamo tutto preparato, tutto, e ho detto, era Ottolenghi, non era un vero avvocato,
È un grande giornalista, è quello che fa il notaio. Franco Toleghi era il direttore di Rinascita. Sì, e allora lui ha letto il testo e così la gravina poteva reagire veramente come se avesse avuto questo dolore, non che, e lei lo fa così, così bene che dobbiamo anche dire non poteva essere qui stasera o stasera oggi, ma mi avrebbe fatto molto piacere di vederla. Va bene, è una grande attrice, avete dei grandi attori e dei grandi attrici.